e per le bellissime parole, per l'insegnamento che ci hai dato. Prima di presentare il mio pensiero, desidero sottolineare e confessare questa realtà Religion Today Film Festival, perché abbraccia la fede di tante cristiani e non, perché è interconfessionale, interreligioso, ed è una vittoria qui a Trento perché nel XVI secolo, come tutti sanno, verso la prima metà del XVI secolo, a Trento la Chiesa si è divisa. E questa manifestazione, che ingloba più fedi e più credenze, è un trionfo della storia, grazie a questa manifestazione. Noemi, prima di presentare il libro, preferisco sottolineare il fatto che ciascuno di noi desidera essere conosciuto da chi ha vicino, e quindi per farsi conoscere ci si veste in un certo modo, si parla in un certo modo, e quando è possibile troviamo un incontro del nostro pensare con chi ci è vicino. Per chi fa il percorso cristiano, io sono un apprendista cristiano e mi piace tantissimo ascoltare la parola di Dio, perché Dio parla alle sue creature, ma siccome sono creature di dura cervice, usa l'imperativo, Shema Israel, ascolta Israele. Perché usa l'imperativo? Perché è un siamo un popolo di dura cervice. Allora intendo a sottolineare il fatto che la Bibbia non è un libro storico. È un libro presente, una parola presente a ogni nuova generazione che si nasce in questo mondo. Ogni nuova generazione ascolta la parola di Dio perché diventa viva, si incarna nel nostro operare e si mostra a chi abbiamo vicino. Ma noi non sappiamo chi è questo Dio che vuol parlarci, non sappiamo. Allora che cosa facciamo? Chiediamo un aiuto a Mosè. Mosè, anche lui come noi, chiedeva al Padre Eterno: tu chi sei? Chi sei? Un giorno, mentre stava pascolando le pecore, lontano vede un fuoco che brucia ma non si consuma. Siamo in Esodo al capitolo 3. E Mosè si avvicina per sapere cos'è questo fuoco che brucia e si sente dire: togliti i calzari perché il luogo che calpesti è sacro. E quindi il primo gesto che bisogna fare davanti all'Eterno è quello di andare nudi, senza i sandali, senza la maschera che ogni giorno indossiamo per vivere. Si va nudi davanti a Dio, per lui sa come siamo, lo sa benissimo, ma vuole che lo sappiamo anche noi. Bene. Mosè si toglie i sandali, mostra la sua nudità e parla con l'Eterno. E Mosè dice a Dio:
ma tu chi sei, che cosa devo dire io al mio popolo? E Dio risponde, io sono. Il nome di Dio è io sono. Mosè va bene, se ne va a fare quello che doveva fare e dopo anni vuole ancora questa curiosità, questo desiderio di conoscere, perché io sono chi è. E al capitolo 34 dell'Esodo Mosè incontra ancora Dio e lo vuole vedere, lo vuole conoscere, perché nella Bibbia c'è scritto che Mosè parlava con Dio a faccia, però Mosè non lo vedeva questo Dio. Allora Dio gli dice, va bene, guarda, io mi mostro a te, però ti copro nella rupe perché la luce quando passo ti può accecare, ti può uccidere. Lo mette nella grotta e con la mano copre l'apertura della roccia, la copre perché? E Dio passa, il Signore, e chi è questo Signore? Il Dio clemente, misericordioso, lento all'ira e ricco di grazia. Quindi Mosè capisce che Dio è la clemenza, la misericordia, il ricco di grazia, che è bontà, tenerezza, misericordia. Questi sono i nomi di Dio. In pratica i nomi di Dio sono tutti i nomi di tutte le virtù. Questo è il nome di Dio. Adesso arriviamo al libro Sapienza antica e arte contemporanea. Sapienza antica, grazie, è su due righe. Sapienza è rosso, antica è nero. No, no, grazie. È su due righe. Se voi fate il percorso rosso, viene fuori sapienza contemporanea, perché la parola di Dio è contemporanea ad ogni generazione che nasce. Il senso di questo libro è questo qui. Adesso andiamo a parlare del libro. Il libro ha un percorso solo che si dilata su due lati, uno immagine e uno parola. Potrebbe sembrare che siano due modi di parlare, uno con l'immagine e uno con la parola. Ma prima di parlare di questo, io voglio far sapere una cosa molto interessante, che quando i profeti devono annunciare la parola di Dio, grazie, va bene, non sono sempre ascoltati, perché anche loro parlano a persone dal cuore di pura cervice, e quindi c'è la differenza tra Dio può parlare all'uomo fatto di terra oppure all'uomo che ha lo spirito, perché quando Dio crea l'uomo lo fa in due momenti: fa il pupazzo di terra, quindi l'uomo esiste, l'uomo fatto di terra, dice che poi insuffla nelle sue radici un alito di vita, quindi possiamo pensare a due. È un simbolo, l'uomo senza lo spirito e l'uomo con lo spirito di Dio, cioè l'uomo. Infatti quando il Salmo ci dice incute terrore l'uomo fatto di terra, è l'uomo dal cuore di pietra. Sarà molto più bello e piacevole ascoltare quello che dirà poi Ezechiele
al capitolo 30, 32 mi pare, sì, quando parla, dice: ti darò un cuore nuovo, ti darò uno spirito nuovo. Quindi lo spirito che riceve, dato da Dio, fa vivere l'uomo. E l'uomo nella Bibbia non è il maschietto, è sempre il maschio e la femmina. Quindi se la femmina non è nominata, è dentro la parola uomo. Che cosa fa Dio? Dice ai profeti di annunciare la sua parola e i profeti ci provano, ma non sempre arrivano a comunicare il pensiero, far conoscere chi è Dio, perché Dio parla per farsi conoscere, come facciamo noi quando vogliamo incontrare qualcuno. Diciamo chi siamo, troviamo un modo di vestire per piacere, per non piacere, per dire. E quindi i profeti provano a parlare all'umanità della parola di Dio, ma a un certo momento Dio li costringe al teatro, a mettersi nelle piazze e a fare dei gesti, dei comportamenti strani affinché si possa capire quello che stanno facendo. Il profeta Anania, ad esempio, strappa il giogo dal collo di Geremia. Geremia è in una piazza come questa, con il giogo, quello che si mette, non si vede più perché ci sono i trattori, ma chi ha una certa età se lo ricorda, il giogo si metteva sulle mucche per arare la terra. Quindi questo Geremia, con sto giogo sulle spalle, non parla più, non dice nessuna parola, però si mostra, sta zitto, sta lì in mezzo alla piazza. Ad esempio Ezechiele, siccome nessuno lo ascoltava, si mette anche lui in una piazza, probabilmente in un'altra città, certo, e si mette a battere le mani, a battere le mani e pestare i piedi su di una pedana che facesse rumore, per attirare l'attenzione affinché la gente potesse capire la parola che Dio vuole parlare. Adesso, ad esempio, c'è il profeta Michea, va in giro nudo e questo emette dei suoni, suoni di animali, fa gli ululati del gufo, degli ululati delle volpi, dei cani, e è teatro. Quindi il linguaggio cinematografico che noi stiamo mostrando in questo periodo è anticipato in questi modi di espressione, di comunicazione. Siamo sempre in modo infatti, a comunicare. Già l'ha fatta. Bene. Chiaro, ma finito. Prego. No, ho finito, la signora ha svuotato bottiglie vuote. Due. Ecco, quindi a Dio dice chi è lui, chi è, lo dice al tempo dei profeti e lo dice a noi oggi. Ecco, il mio modo di leggere i testi sacri è questo: leggo il testo sacro, quando ho una vibrazione creativa mi fermo, abbozzo il pensiero, perché è la parola che me lo suggerisce. Quindi non sono due percorsi differenti. Il testo integra il quadro e il quadro spiega la parola. È un percorso unico e dilatato su due canali, su largo, un percorso unico largo. C'è l'immagine e c'è la parola. Il senso di questo lavoro, di questo libro, è proprio questo, di leggere la parola di Dio nella nostra contemporaneità.
Il senso è questo e spero che possa, è il mio modo di confessare il desiderio di fede che parte da, comprende anche la fede di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Gesù. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto, Paolo, scrive Paolo, è la più antico testo che abbiamo del Nuovo Testamento, scritto in greco, anche se lui è a Roma, perché in quell'epoca a Roma l'intelligence parlava greco, in quell'epoca lì. Quindi lui scrive in greco e in questa lettera c'è scritto che Dio ha parlato in molti modi e in maniere differenti nel tempo, ha parlato al popolo in maniere differenti, diverse e diversificate. Quindi uno dei modi per dire la sua parola è anche l'arte contemporanea, dire la parola di Dio attraverso l'arte contemporanea. Questo è un desiderio, una confessione di fede di Isacco, di Giacobbe, Isacco, Abramo, Giacobbe, tutti i profeti dell'Antico Testamento che ha radici ebraiche. Ecco, perché radici ebraiche? È importante sapere, sempre San Paolo nella lettera ai Romani dice che i cristiani sono l'ulivo selvatico innestato nell'ulivo sano. Quindi la radice ebraica nutre gli ebrei e nutre i cristiani, e la radice cristiana è ebrea. Ho finito, grazie dell'ascolto, spero di non avervi annoiato. Se c'è qualche domanda che sono capace di rispondere, sono qua.